ultime operazioni di rito a centrocampo e poi si comincia. E si comincia dunque tra Santa Maria e Licata, con il primo pallone toccato proprio dai giallorossi. Batte il numero 10 del Licata, si tratta di Candiano, rispetto alla porta difesa da Grieco. Dentro l'inserimento da parte di Maniscalco, che ha preso il tempo a Citro. E poi per Ovisak. Ovisak può mettere la freccia, la mette il numero 88, manda a vuoto due avversari. Ovisak alza la testa all'indietro per Citro, che ci lecca la conclusione. La prima parte del match soprattutto sulla destra. Ovisak dentro per Luscetti, dialogano bene i due. Poi Ovisak mantiene il pallone in campo, il controllo di Cunzi. Riesce a metterla in gioco, c'è il colpo di testa da parte di Citro, forse un tocco con le mani. Maggio in area di rigore, Maggio, attacca Maggio, il cross di Maggio, il pallone resta lì, Cunzi, alza la testa Cunzi, pallone ancora dentro per Maggio, il colpo di testa e la blocca il portiere Moschella. Proprio così Masullo, la mira però non è precisa e allora sfera alta sopra la traversa. Sama che prova addirittura la conclusione, il numero 9, il punteggio 0-0, davvero molto interessante. Dalla parte opposta e Suare stavolta a mettere paura con questo tiro. Ovisak subito dentro per Cunzi, attenzione Cunzi, l'uscita di Moschella. La mette dentro a scavalcare per Cunzi, il controllo di Cunzi con i piedi Moschella. E arriva il doppio fischio del direttore di gara, che manda le squadre al riposo sul punteggio di 0-0. Ed eccolo qua, si gioca allo stadio Carrano per i secondi 45 minuti di gioco. Pallone. Controllo di Maio, dentro per Ovisak, su di lui c'è Orlando. Ovisak difende bene questo pallone, Ovisak prova a girarsi. Ovisak fa tutto bene, la mette all'indietro, il controllo di Citro, la conclusione murata. Attenzione però perché il pallone resta tra i piedi di Minacori, che prova la conclusione deviata. Masullo, Maio, pressing asfissiante dei giallorossi. Maio, Masullo, sul secondo palo c'è Maggio e la parata. Maggio prova a far viaggiare Cunzi. Emanuele dentro per Ovisak, tutto regolare, Ovisak salta il portiere e porta a vantaggio il Santa Maria al 18° del secondo tempo. Enrico Ovisak blocca il match dello stadio Antonio Carrano. Dunque al 18° Santa Maria 1, Licata 0. Tibali, arriva anche Suale, pallone ancora dentro, attenzione a Minacori, il controllo di Minacori, il tiro murato. Pallone resta lì per Mannina, i piedi di Grieco e poi, anzi le mani di Grieco e poi la rimessa dal fondo. Anzi è Ficarra, la sovrapposizione di Mannina, pallone sul secondo palo, il colpo di testa e poi il pallone che scivola in rete, l'ha toccata Samache, sfortunato in questa circostanza il Santa Maria. Controllo di Suare. Corrola, tocca il pallone che resta lì, deviazione, poi Grieco, incredibile, che occasione qui per il Licata. Gabbionetta, Gabbionetta, bello per Tandara, tutto regolare, Madalin Tandara, i pugni dell'estremo difensore. Regolare la posizione di Romano, Romano in area di rigore, Romano il cross per Citro, la conclusione di Citro. Parte Masullo sul secondo palo, il colpo di testa di Gargiulo! Gargiulo ha trovato il gol del 2-1 al 42°. Gargiulo la sblocca con un colpo di testa nel cuore dell'area di rigore. Alessandro Gargiulo, il Santa Maria nei minuti finali è tremendo. Romano, Romano, Romano può fare tutto da solo. Dentro per Tandara, Romano per Tandara e Tandara al 48° la chiude definitivamente con questo contropiede perfetto. Ancora loro, il Santa Maria la chiude e manda il Licata a casa con questo splendido contropiede. Sullo. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Santa Maria batte 3-1 il Licata, vittoria pesantissima. Ovisak, poi Gargiulo e Tandara stendono il Licata, che nel frattempo aveva pareggiato con Samache. Grande vittoria per i giallorossi. Da parte nostra un saluto cordiale a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. È una grande vittoria per il Santa Maria.